Ho finito di scrivere l'agenda con i salamini di pasta nera, ho pulito la copertina, siccome si era sporcata un po', l'ho pulita con un cotton fioc e un po' di alcol in modo da togliere tutti i residui di pasta polimerica nera che si erano depositati sulla superficie gialla. Adesso vado a montare i tre libri. Il più grande, che sarà quello alla base, è questo. Tipo libro antico, l'ho decorato con queste striscioline dorate e questi angolini. E poi ho fatto una linguetta rossa. Allora, per montarlo in modo da impilarli bene, in modo che la struttura resista, io utilizzerò degli stuzzicadenti. Perciò li metterò lateralmente perché poi centralmente dovrò infilare il gancetto sul quale poi applicherò la molletta che terrà su le vostre note oppure le vostre fotografie. Quindi vado ad inserire il primo stuzzicadenti e poi il secondo. Prendo delle pinze e con queste vado a tagliare un po' questi stuzzicadenti perché sennò sono troppo alti e deformerebbero il secondo libro che è semplicemente con una copertina turchese e questa decorazione blu sul lato e lo vado a posizionare un pochino sfalsato. Lo appoggio e poi lo spingo in modo che rimanga ben incastrato sugli stuzzicadenti. I due pezzettini avanzati li vado a infilare. Prima cerco un po' come mettere l'agenda, magari sì, la metto così. Ok. Ho deciso di metterla in questo modo, quindi li vado a mettere più o meno qua. Stavolta non li taglio, però li devo spingere bene giù. Ok. E ora prendo la mia agenda e la posiziono, facendo molta attenzione, la posiziono sugli altri libri. Adesso che i libri sono impilati, posso andare a mettere il mio gancetto. In questo modo. Centrale lo vado a infilare lasciando un pochino fuori. Perfetto. Adesso questo lo andrò a cuocere per 30-35 minuti massimo a 100 gradi e poi successivamente passerò un po' di vernice lucidante. Bloccherò con un po' di colla il gancetto e successivamente metterò con della colla a caldo una mollettina in modo da utilizzarlo come portafoto. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e alla prossima volta. Ciao!